estremamente complicato. Mi dica. Allora, diciamo ad alcune domande ha già risposto il signora Video per lei. Un po' sordo, quindi. Va bene. Ad alcune domande ha già risposto il signora Video in persona per quanto riguarda l'aereo P 2012, l'ultima vostra creatura alla fine. Quello che volevo sapere da lei è, in effetti, se potesse raccontarci personalmente come è nata questa sua passione per l'ambito aeronautico, quando poi si è iscritto ingegneria meccanica e altro. Lei sa che quando 70 anni fa, quando io nel 48 mi laureai, c'era soltanto la sottosezione meccanica, quello si chiamava sottosezione, sezione industriale, sottosezione meccanica. E di aeronautica c'era soltanto un complementare che si chiamava costruzione aeronautica, cattedra istituita per il generale Nobile dopo la trasvolata polare, e poi c'era un altro complementare, motori per aeromobili. Io mi laureai in meccanica, ovviamente scelsi questi due complementari e quindi potetti fare una tesi praticamente aeronautica, perché feci per la tesi una turboelica, una turbina a gas con elica, e come tesina il mio primo aeroplano, il P-48. E quindi approfittai di questi due complementari per dare una sfumatura aeronautica. Però poi dopo, con l'aiuto del generale Nobile, io feci il suo assistente per molti anni, e nel 53, cioè 5 anni dopo la laurea, presi la libera docenza di costruzione aeronautica. Come definirebbe la sua esperienza di studio alla Federico II, e in particolare com'era in effetti lavorare con il generale Umberto Nobile? Com'era lavorare con il generale Umberto Nobile in persona? Ah, era estremamente molto interessante. Innanzitutto col generale non bisognava prendere confidenza, era molto formale. Tutto d'un pezzo. Io per esempio, malgrado sono stato con lui qua scorso 10 anni, signor generale, mai. Poi veniva con me in lambretta. Parliamo degli anni 50, quindi siccome lui faceva Napoli-Roma, Roma-Napoli, certe volte il tempo mancava. Allora dice: Pascale, allora vengo con lei. Io ho la lambretta, vabbè, ma dice. Lo accompagnava alla stazione quando doveva partire per Roma. E poi, però lui non parlava rarissimamente della sua vita, delle sue cose, specialmente della volata polare. Però cosa che non sempre la gente sa, che lui era un grande studioso e un grande insegnante di aerodinamica, costruzione aeronautica e aerodinamica. Per esempio, allora non c'erano i computer, quindi la grafica, diciamo, l'arte della grafica era importantissima, i diagrammi. Per esempio, noi tutta la meccanica dell'oro si faceva tutta a base di diagrammi logaritmici o semilogaritmici, in modo da cambiare facilmente le scale, no? E la scelta dell'elica era tutta a base di diagrammi logaritmici. Io mi ricordo che quando lui faceva delle lezioni di aerodinamica che riguardava il teorema di Kutiyukovsky, sì, e soprattutto quando doveva parlare dei metodi particolari per passare dall'effetto Magnus sul cilindro all'effetto Magnus sull'ala, diciamo. Quindi bisognava applicare
teoria, la teoria è qui, no, del, beh, mi verrà. Non mi preoccupate. Era bravissima. Trasformazioni conformi. Sì. Ok. Sono complicatucce perché ci stanno i numeri complessi, quindi. Però è quello che poi riuscì a far tramite nella sua dato la spiegazione della situazione alla pezza. Però questo per dire che il generale Nobile, oltre a essere un grande esploratore, una persona di grande coraggio, era anche un grande insegnante, educatore. Poi a un certo momento io ci tenevo moltissimo ad avere a disposizione una galleria aerodinamica che potesse essere degna di questo nome. Era una sua idea o del generale? Eh? Era un'idea sua o del generale di avere questa? Era mia, però il generale l'appoggiava con tutte le sue forze perché poi in effetti come interessi quelli che avevo io coincidevano, anzi quelli che aveva lui coincidevano parecchi con i miei, perché lui era pure un costruttore. Quindi capiva benissimo quello che poteva essere avere uno strumento del genere. Poteva essere interessante dal punto di vista dell'ingegnere. E quindi a un certo momento lui disse, beh, allora bisogna fare questa galleria aerodinamica. E incominciò la sua opera, perché poi era molto rispettato, molto ben voluto. Mi ricordo che fummo ricevuti dall'ingegnere capo del genio civile. Via Marittima stava questo, immediatamente tutte le porte si aprirono, disse guarda, noi dobbiamo fare un tunnel aerodinamico, bisogna fare una sopraelevazione sui locali della navale in modo da avere lo spazio. Però dove io mi ascrivo un merito è che le cose non si sarebbero mai potute fare se il tunnel aerodinamico, come tutti gli altri tunnel, fosse dovuto, avrebbe dovuto essere azionato con l'energia elettrica, che era una galleria aerodinamica che doveva avere una potenza di 300 horsepower, diciamo, più di 250 kW. Quindi, come si faceva? Allora io dissi, niente paura, abbiamo un motore d'aviazione. Dissi, generale, qua sai un motore del B-Craft, del B-52. Generale, ha telefonato al Ministero Aeronautico, il motore arrivò bello imparato, motore stellare. E quindi era una galleria aerodinamica che all'ultimo piano di via Mezzocannone funzionava con un motore d'aviazione e quindi facendo il rumore del motore d'aviazione e stanno lei navali che stavano sotto. Però la cosa riuscì molto bene e tuttora questa galleria è in funzione, era lì che sta il laboratorio. Per me fu di una importanza fondamentale perché tutti i progetti che io poi ho fatto di aeroplani, le prove in galleria le ho fatte là, con la mia galleria. È una soddisfazione. Ma come è riuscito a entrare? Oddio, generale Umberto Nobile, lei ha detto che è una persona abbastanza formale, cioè non ha mai raccontato più un tot della sua vita o altro. Però lei com'è riuscito a entrarci in così stretto contatto alla fine? Che comunque possiamo dire che avete lavorato fianco a fianco in diverse cose. Ma è stata pure quella una cosa abbastanza, guardi, voi siete giovani, dovete capire una cosa, che il regista della nostra vita, come diceva un grande filosofo, è il caso, la casualità, il regista della nostra vita è il caso. Io che era aeromodellista, scrissi una memoria sulla stabilità lateral direzionale dei modelli volanti,
Siccome allora nelle macchine da scrivere era difficile trovare le lettere greche, no? Allora per rendere questa memoria presentabile a una rivista, che allora si chiamava Lava, andai da Pirottica a via Pezzo Cannone e dissi: io ho scritto questa memoria, per cortesia fatemene una copia, però scrivendo le formule come si devono scrivere. Combinazione vuole che questo manoscritto di Pirotti va in mano al generale, la combinazione, tramite il professore Guerra, che era un'altra bravissima persona, una persona di primo ordine, che era assistente di ruolo, io ero invece assistente volontario, questa è una cosa da ricordare, io ero semplicemente assistente volontario a 7.500 lire di allora al mese per il rimborso spese. E quindi a un certo punto il generale mi mandò a chiamare e mi nominò assistente volontario. Però anche questo è un altro colpo di fortuna. Il padre di Guerra, che era professore di architettura tecnica, lì, allora si stava il fatto delle discendenze, no? Molto criticato oggi, però allora si usava, e quindi il professore Guerra di architettura tecnica chiamò il figlio, che era in prestito al nobile come professore incaricato, come assistente incaricato, e quindi si liberò il posto. E quindi io diventai assistente, non più assistente volontario, ma incaricato. E poi via dicendo. Quindi il merito anche, per merito. Diciamo la verità, io non avevo nessuna intenzione di fare il professore universitario, a me non me ne fregava assolutamente niente. Io dovevo fare gli aeroplani, e per fare gli aeroplani mi serviva il studio dell'aerodinamico e la documentazione. Io riuscii a convincere il generale a farsi, allora c'era l'USIS a Napoli, che era una istituzione americana dove c'erano tutti i libri sia di pressure sia scientifici, e io convinsi il generale a farsi dare tutta la raccolta dei report NACA, National Advisory for Aeronautics, adesso si chiama NASA, allora si chiamava NACA, e di fatto arrivò tutta la pila di questi libri, la documentazione. E poi naturalmente da cosa nasce cosa? Nel, non mi ricordo neanche più che anno, credo nel 68 feci il concorso del progetto, non è che lo feci, mi dissero di farlo, disse facciamo, proviamo. E poi e diventai ordinario di progetto. Come si è sentito quando le hanno attribuito questa laurea honoris causa all'ingegnere aerospaziale? Io vi devo dire la verità, io sono stato sempre molto alieno da queste cose, ve lo dico per farvi intendere che non mai tenuto, a me mi volevano fare cavaliere del lavoro, io ero industriale, no, io faccio l'ingegnere, se ho avuto la fortuna di fare l'azienda, perché era mio fratello che si incaricava, quindi non è, sarebbe immeritato da parte mia, ed era la verità, a me piaceva progettare gli aeroplani, poi l'azienda andasse bene, andasse male, ero fatto i loro, non è vero questo. E quindi a un certo punto stavamo dicendo come si è sentito con questa? Sentito con questa... È una cosa che mi ha fatto molto piacere. Mi ha fatto molto piacere perché è stato il suggello ufficiale
a quella che è stata poi la mia vita, perché io da quando avevo 15 anni che ero modello fino all'età di 92 che ne ho ora, per vostra informazione, ho fatto sempre questo. Anzi, è passato dai aeromodelli più piccoli a più grandi. Anzi, io mi lamento di una cosa, che sono stato, diciamo, monocorde, cioè, mi sarebbe piaciuto fare anche qualche altra cosa. Per esempio? Ah, ho fatto qualche altra cosa. Io ho capito che era la baggiata. E, in effetti, dopo il PI 2012, cosa prevede il futuro nel mondo aeronautico secondo lei? Guardi, se non avessi il limite anagrafico, avrei tante cose da fare. Io farei subito una versione del PI 2012 pressurizzato con due turbine o addirittura con due jet. Poi c'ho un piccolo jet fatto per l'aeronautica militare che tu conosci. Però c'è nei comunicati stampa questo PIGE che si chiama. Okay. Perfetto. Ultima domanda, poi giuro che la lascio libera. Sì. Se in effetti avesse qualche messaggio che vuole trasmettere ai giovani studenti in ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica. Guardi, il messaggio che mando io è che se uno non è appassionato è meglio che fare altra cosa. Giustissimo. Perché non lo vado proprio la pena. Cioè, a me soprattutto piaceva volare, io ho fatto gli aeroplani anche perché ci dovevo volare sopra. Per chi è appassionato invece è una cosa bella, perché c'è anche una tinteggiatura di romanticismo, no? Gli aeroplani, e poi forse uno dei punti che possono interessare e che si ha a che fare con un livello di gente particolare, specialmente nella mia vita. Io ero un ragazzo come voi, con il P-52, cioè il secondo aeroplano, e chi lo ha ordinato e chi lo abbiamo fatto? Per il principe cacciano cavallo. Il terzo aeroplano, il P-55, per chi lo avete fatto? Per il magnate Cestina che aveva 150 appartamenti a Milano. Cioè, voglio dire, si aveva a che fare specialmente allora con uno strato di persone sicuramente di livello. E poi era internazionale, cosa che invece per altre cose non... Cioè, in questi... allora si usavano molto i rally, i meeting aeronautici, e partecipavano personaggi di tutta Europa, anche negli Stati Uniti. Io ho avuto la fortuna poi di conoscere i grossi progettisti americani. Insomma, per me è stato molto appassionante, molto interessante. E poi io ho fatto l'alberetto di oltre 2.000 ore di volo. C'ho avuto pure un paio di incidenti che stavo avanti al protocollo di esecuzione. Guarda. Leggerete nel libro, insomma, che uscirà a breve. Perfetto. Io posso dire di essere stato avanti al protocollo di esecuzione. E rimanendo nella analogia, quando stavano per prendere il grilletto e arrivava lui, oh, fermi tutti, alto l'altro. Perfetto. Grazie mille, professore.